E siamo arrivati al giro di boa. Dopo quasi 2 mesi di viaggio, questa spedizione sta per tornare a Santiago. Domani valicheremo per l'ultima volta le Ande argentine e dovremo raggiungere la città di Santiago. È stato un viaggio veramente difficile, veramente impegnativo, non per le piste o per il clima, ma per una squadra che ci ha fatto soffrire, che mi ha fatto soffrire dal primo giorno. Comunque, con soddisfazione, diciamo, sono arrivato a portare fino a qui 3 delle 6 protagoniste di questa avventura. Poi sono arrivate in soccorso Ana e Stefani, abbiamo recuperato strada facendo un'Argentina doc, Mayra. Ciao Video Mediaset, yo soy Mayra de Esquel, Chubut, Patagonia Argentina y les mando un beso enorme, un abrazo y mucho cariño para todos los italianos. Qui a Santiago Ana ci abbandona, ma è venuta a darmi man forte Michela. Viste le notizie disperate che arrivavano in Italia, qua dalla spedizione, mi sentivo già pronta a partire. E infatti è Carla, tornata dalle vacanze, c'era già un biglietto che mi aspettava. E quindi eccomi qua, pronta per questa nuova avventura. È ovvio che mi dispiace, soprattutto considerando che mi tocca saltare una parte stupenda, la Polinesia. Quando mai mi recapiterà nella vita un'occasione del genere? Il lavoro purtroppo però chiama, ero venuta a dar man forte a una squadra partita in salita, però la valigia è sempre pronta sulla porta, non si sa mai. Ed ecco la nuova squadra del Pacifico, sperando che sia pacifica, ma soprattutto produttiva. Mamma, pensavo mi mandassero a casa, e invece qui si riparte! Mamma, forse non me lo meriterei, ma il viaggio continua anche per me. Francesca, brava ragazza, quello che vuoi, però spesso va nel pallone. Pensa una cosa e ne dice un'altra. Nella vita normale sicuramente non sarà così. Qui le capitano queste cose. Però tanta buona volontà. Il ferito Moreno è sicuramente uno dei divide il lago argentino e... Mamma, sto tornando a casa. È stato bello, ma è adesso ora di tornare. E si riparte!